20 capolavori di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, da tutto il mondo, riuniti per la prima volta insieme. Si intitola Dentro Caravaggio, la mostra che si apre il 29 settembre, data di nascita del pittore, al Palazzo Reale di Milano. Per la prima volta le tele sono accompagnate da innovativi apparati multimediali e dalle immagini radiografiche per scoprire il percorso dell'artista dal pensiero iniziale alla realizzazione finale dell'opera. Rossella Vaudré è la curatrice che ha lavorato con il comitato scientifico presieduto da Keith Christiansen. Queste indagini diagnostiche che sono state fatte sulle opere di Caravaggio, prima le 22 che sono a Roma, a cui si sono aggiunte altre 13 opere qui che sono in mostra, e abbiamo fatto una serie di importanti scoperte, ma soprattutto siamo entrati con queste tecniche che sono mutuate naturalmente dalla medicina e dalle indagini forensi, proprio dentro il processo creativo di Caravaggio. Tra le opere in mostra vengono da musei e collezioni italiane, tra le altre La Buona Ventura, Il San Giovanni Battista, Il ragazzo morso da un ramarro, Il sacrificio di Isacco, La Madonna dei Pellegrini, La flagellazione di Cristo, Il martirio di Sant'Orsola. Dall'estero arrivano La Sacra Famiglia con San Giovannino, Il San Giovanni Battista, Il San Girolamo, Salomè con la testa del Battista. In mostra ci sono anche alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Roma e di Siena sulla vicenda umana e artistica di Caravaggio. Le indagini hanno permesso di capire come la tecnica pittorica del maestro sia cambiata nel corso del tempo. La svolta arriva con la Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Erano dei quadri enormi, il suo debutto pubblico a Roma, che sicuramente non lo amava, e soprattutto aveva pochissimo tempo, quindi trova un escamotage per guadagnare tempo. Usa una preparazione scura e sulla preparazione scura incide la parte della composizione, sulla preparazione scura il disegno non era più visibile, quindi incide e soprattutto usa questa preparazione scura per il fondo e per le ombre, quindi di fatto lui in un quadro aggiunge solo le parti in luce, quindi è un gran risparmio di tempo. La mostra al Palazzo Reale di Milano sino al 28 gennaio 2018 è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è promossa e prodotta da Comune di Milano, Cultura, Palazzo Reale, Mondo Mostre Schirà, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Il gruppo Bracco è partner per le nuove indagini diagnostiche, a cui hanno lavorato anche Università di Milano Bicocca e CNR, Intesa San Paolo e Main Sponsor.